nell'ultima sala di questa mostra ci sono dei quadri, delle fotografie anzi, che sono dei nostri ragazzi, dei ragazzi dell'Archimede. E siccome io ho un'amicizia con Giovanni Caccamo che risale a forse più di una trentina d'anni fa, quando eravamo proprio molto giovani, quando ho saputo che lui avrebbe organizzato una mostra fotografica a Modica, siccome i nostri ragazzi dell'Archimede, del corso di grafica, si occupano anche loro di fotografia, Giovanni mi ha dato l'opportunità di inserire all'interno di questo gruppo le foto dei nostri ragazzi. Oggi incontro un sacco di ragazzi e ho invitato questi ragazzi a portare la loro foto. Io guarderò questa foto, darò dei consigli con la mia esperienza, la mia piccola esperienza. Loro sono più giovani di me, quindi dirò: questa foto hai fatto bene, dovevi fare più questo, insomma dei consigli anche tecnici. Può parlarci della sua carriera? Allora, io ho iniziato giovane. A un certo punto, verso 16 anni, ho cominciato a interessarmi all'arte. Allora poi ho finito le scuole superiori e mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti. Ho fatto l'assistente per un fotografo importante e poi ho cominciato a fare l'assistente nel mondo della regia e poi piano piano ho cominciato a fare sia il fotografo che il regista. Come mai ha scelto le mani come tema per questa mostra? Allora, le mani le ho scelte perché queste mani, se voi le guardate, sono mani di contadini e sono le storie di questi contadini. Se voi le guardate bene vedrete che le mani hanno dei segni, il loro lavoro, la loro storia, la loro anima, le loro sofferenze. Per questo ho scelto le mani. Quindi per lei le mani esprimono la storia di ognuno di noi? Assolutamente sì, dalle mani si vede quello che tu hai fatto nella vita. Come mai ha scelto di esporre delle foto principalmente in bianco e nero? Perché il bianco e nero è il mio linguaggio, lo preferisco al colore, anche se ogni tanto faccio qualcosa a colori. Il bianco e nero mi piace molto perché è un linguaggio più diretto, ci sono meno distrazioni e secondo me anche più difficile. Perché ci sembrava una buona opportunità per quanto riguarda il nostro corso di studio e inoltre per farci conoscere e farci vedere da persone di alto livello come può essere Giovanni Caccamo. Cosa ne pensate della mostra? A livello di esperienza è stata una bellissima esperienza. È molto ampia, è molto difficile da interpretare perché per chi non conosce, diciamo, l'autore di questa mostra e per chi non conosce i nostri stili. Le mani, come ha detto lui, rappresentano, diciamo, la vita di ognuno di noi. E dietro questa mostra penso ci sia un significato molto profondo, poiché comunque dietro ogni fotografia si racchiude un significato diverso che può essere interpretato in base anche alle esperienze personali. Secondo voi cosa sono le mani? Le mani sono tutto ciò che... tutto quello che vediamo ogni giorno, con cui tocchiamo, è la cosa, secondo me, è la parte principale del corpo, perché con le mani riusciamo a entrare in contatto con tutti gli oggetti presenti attorno a noi. E le mani sono una parte del corpo fondamentale, poiché comunque attraverso le mani si possono capire tante cose e ne dimostrano appunto le foto. E infatti attraverso le mani si può capire anche il lavoro di una persona e, diciamo, la sua vita in generale. Thank you.